Buonasera, siamo qui con uno dei pochi allevatori di Paterno, Cirello Francesco. Sì. Voi siete un socio della cooperativa da quanto tempo? Da quando è stata fondata. Quindi molti anni fa? Dal 1968. Ma io quello che chiedevo là nella riunione, ma voi pensate che i giovani nel futuro continuano a fare gli allevatori? No. E come mai? Perché? Precisamente a Paterno, no. C'è troppo spezzatamente dai terreni. Sì, quindi c'è una polarizzazione aziendale che non permette di poter fare concorrenza alle aziende più grandi. Paterno è finito. E quindi diciamo al posto della zootecnia, al posto dell'allevamento, che agricoltura si potrebbe fare? Allevamento di cigniano. Cigniano. No, parliamo seriamente. No, veramente. Tutto agricolo. Veramente. Ma il cigniano si alleva da solo. La migliore cosa. No, veramente. È chiaro. Perché la gente. Perché la gente lavora e si stufa pure. Non da bene. Con grande parte che ci hanno fatto i nostri signori. No, Presidente, dobbiamo tagliare il nastro, Presidente. Di qua c'è. Di qua. Tu quant'anni c'è? La cinquantina. Bravo! Tu quant'anni? Più grande di me significa che grazie a Dio. Sono qui a tu, prego. Mettiti là. Questa parte per favore. Da questa parte per favore. Grazie. Non facevo presente.
vedere. Qual è la... Quando egli stesso, verbo del Padre, è fatto uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazareth. Così egli tolse l'antica maledizione, conseguenza del peccato, e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al Creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con il genio il progetto della creazione. Così, associata alla civiltà dell'amore, rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria e di Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare e ad acquistare in questo esercizio. Ora ascoltiamo la parola che Dio oggi, in questo momento, ci vuole rivolgere. Presidente. Dal libro della Genesi. Alza la voce. Dio creò l'uomo a sua immagine, e immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiocatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che strisce sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra ogni albero in cui è il frutto che produce seme saranno il vostro cibo, a tutte le bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, le quali è alito di vita. Io do il vino. Grazie, Signore, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che in Cristo divino operaio hai dato un senso nuovo alla fatica umana. Preghiamo. Guidaci, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che ci aiuti a trasformare il lavoro quotidiano in strumento di elevazione, fonte di a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisci nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Padre Onnipotente scenda su queste persone, a voi tutti presenti, su coloro che lavorano in questo locale, e rimanga per sempre. Amen. Padre, Figlio, Spirito Santo. Grazie. Prego, prego. No.
diciamo, di deposito, questa è la sala di servizio. E poi c'è anche due celle, una per i polli e una per i salti. Quanti metri quadrati sono qui? Sono 180 metri quadrati. Sì e no? Sì. No, okay, da questi stilieri che metti più finanziamento, che finanziamento tutto finanziamento